oggi il mio snack primavera-estate 2016 preferito. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qui per una golosità però che scopriremo sia nella versione vegan che nella versione non vegan. E anche nella versione spider e coupé, mi raccomando. Quindi uomini, voi che seguite il canale, seguite anche questa versione. Quindi parliamo dello snack che a me piace particolarmente in questo periodo, in inverno non mi piace, il Bounty Bar, in pratica le barrette Bounty, quelle al cocco col cioccolato fuori, che in commercio sono vendute col cioccolato al latte se non sbaglio. Sì, ma che per fare vegan ovviamente ho dovuto fare col cioccolato fondente. Che però peccato. No, sono più buone. Però le ho fatte anche al latte, proprio questo vi stavo dicendo, sono più buone quelle fondenti. Quindi, dillo tu. Quindi basta rompere le noci di cocco e andiamo a fare i Bounty. Ed ecco gli ingredienti per creare il nostro Bounty fatto in casa, nella versione vegan e invece anche nella versione non vegan. Allora, 200... Una cosa. Auguri a voi, lo sapete che oggi è il compleanno della nostra Natalina, ci ha dato la sua torta che era la crostata in cioccolato, quella che mangia di solito. E auguri anche a voi amici di Ombretta. Va bene. 200 grammi di cocco desiderato. Non desiderato, disidratato. Disidratato. Esatto, quello là. 200 grammi di latte di cocco. 200 grammi di latte di cocco. Quello che voglio sempre io, ma la mamma non le dà. Quello che vuole sempre lui, ma la mamma non glielo dà. Il latte di cocco. Io ne ho due confezioni. Questa comprata al bio e questa invece è comprata alla Lidl. Questa all'interno ha cocco all'82%, mentre questa all'interno ha cocco al 60%, noce di cocco al 60%, quindi credo che userò questo. 150 grammi di cioccolato fondente. Se volete fare la versione vegan, altrimenti potete usare anche il cioccolato al latte. Io li farò con tutte e due. 100 grammi di sciroppo grandame. Anche lo zucchero potete usare, naturalmente io cerco qualcosa di più naturale. In una ciotolina versiamo i 200 grammi di cocco essiccato. Quindi aggiungiamo i 40 grammi di sciroppo d'agave. Adesso aggiungiamo i 200 grammi di latte di cocco. Io ne metterò un po' di questo della Lidl, che è proprio così, a pasta, è quasi un burro di cocco, oserei dire, ed è fantastico, ha un sapore buonissimo. Quindi ne metto 150 grammi di questo liquido, 50 grammi di quello un po' più solido. Incorporiamo e rimestiamo il tutto. Una volta preparata questa pappetta, che già così è buonissima, la verseremo sul piano da lavoro con della carta forno protetto da carta forno. E adesso schiacciamo fino a creare una superficie alta un centimetro circa. Adesso richiudiamo bene questo fagottello, lo poniamo su una base e lo mettiamo in freezer per 15-20 minuti. Adesso, mentre la base di cocco è in freezer, nel microonde per un minuto e mezzo sciogliamo il nostro cioccolato. Prendiamo la nostra lastra di cocco, bella rigida, sicuramente più di quando l'abbiamo messa in freezer, e adesso tagliamola a bastoncini. Man mano che li fate, poneteli su una griglia con un vassoio sotto con della carta forno, in modo da non sprecare il cioccolato che poi coleremo su di essi. Quindi foderate una teglia di carta forno, poggiate sopra la griglia e cioccolato fuso e cospargete di cioccolato i vostri Bounty. Ok, una volta fatto questo dobbiamo fare la tipica conformazione dei Bounty, quindi uno in taglietto e su un 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 taglietto e su.
Ora a raffreddare in frigorifero e poi vi lascio alle foto e io me li vado a pappare tutti. Non è vero, questi finiscono in classe d'Enzo, li mangeranno i compagnetti di Enzino. Tutti in frigo per un pochettino, già che è qui arrivata l'estate, e poi ve li faccio vedere in foto. Com'è facile fare questi bounty? Come sono? Buonissimi, buonissimi, sono uno tira l'altro. E anche se vi dovesse finire il cioccolato e non riuscite a rivestire il biscottino, insomma, lo snack, questo qua al cocco, non vi preoccupate, è buonissimo anche senza rivestimento, senza glassa. Lui lo sa, perché me ne sono avanzati 5 senza glassa, li ha trovati. Cosa sono? Oh, ma, e mi ha detto anche un nome. Non si chiamerebbero più bounty in quel modo, ma si chiamerebbero... I bouclé, sì, perché hanno poi la forma de, come si mette, del nostro cagnolino quando si sdraia. Sì. Quindi va bene, basta romanticherie con la tua fidanzata. Sì, è vero. Lui è innamorato del suo cagnolino. E allora, che siano bounty o che siano bouclé, questo cocco devi farlo anche te. Bene, simpaticamente in rima, noi vi salutiamo e ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao. Regalateci un pollice in su tutto rivestito di cioccolato fondente.